prestare la voce a un personaggio della Disney è sempre un piacere, anche difficile da definire. Oh, mamma mia, ti prego, abbi pietà di noi! Perché c'è qualcosa di infantile nel riscoprirsi bambini, nel piacere di fare una cosa che si sa che rimane, e proprio che mi riguarda soprattutto nel fatto che si sa che questi film da qui a sempre porteranno buon umore, divertimento, gioia e sorriso. Quindi che, per chi fa il nostro mestiere, secondo me è la cosa più bella che possa capitare. Poi il fatto che sia ambientato in Liguria è vabbè, particolarmente affettuoso, ecco, per me, perché chiaramente è la mia regione, il luogo dove sono nato, mi sembra, ecco, speciale. Please don't take my sunshine away. I miei ricordi di bambino in Liguria, sai, sono quelli fondamentali. Più passa il tempo e più i ricordi peraltro sono vividi, non sono sbiaditi, al contrario. Sono proprio gli anni in cui si memorizzano i colori, si memorizzano i sapori, i profumi, gli odori. E lì si impara non solo a parlare quando si è bambini, ma si impara proprio il codice che rimarrà per sempre, quello che va a fare, a costituire la tua memoria. E quindi io della Liguria da bambino ho proprio in mente tutto. Il colore del mare, il colore del cielo, in mente il caldo, l'afa dell'estate che si avvicina, i profumi della primavera, tutto come a ciascuno di noi capita, ma per me tutto questo, quello che chiamo codice genetico, insomma, è ambientato lì. E quindi, insomma, lo ritrovo poi, l'ho ritrovato nei colori di questo Luca, insomma, sono i colori della memoria. Noi sfigati dobbiamo fare gruppo, ok? Sfigati! Tutti noi abbiamo un'estate speciale o delle estati speciali. Tanto lo sono tutte quelle legate all'adolescenza, perché si è giovani, perché si cresce, perché si sta immaginando il proprio futuro. Avevo 18 anni nell'estate dell'82, con i mondiali dell'82, ero in Liguria. E quell'estate in particolare per me è un ricordo meraviglioso, perché cominciavo a fare le prime cose nelle radio private, quindi ero andato a intervistare la nazionale di calcio che era in ritiro in Liguria, e poi i mondiali visti con i miei amici, le partite scandivano le giornate fra un bagno e l'altro, no? la spiaggia. E quindi, insomma, quell'estate in particolare è un'estate, direi, formativa, insomma, per i 18 anni, per i mondiali, e per quello che uno sognava a quel punto di diventare, di essere. Io allora volevo fare, diciamo, il giornalista, volevo comunque raccontare, e quell'estate certamente è stato un momento determinante. Cosa? Ehi! Hai visto anche tu? Non deve saperlo nessuno. Stranamente poi uno magari nella vita viaggia, può vedere luoghi affascinanti, ma il mare è quello lì, è quello che hai visto da bambino, no? Non c'è niente da fare. L'imprinting è davvero determinante. E quindi il mio mare è quello. Quando dico il mare è quello, e quando guardo, penso al mare, mi giro con gli occhi, col pensiero, sempre da quella parte, come se fosse lì. Cioè lì, guarda, per me è lì.